Oggi sono qui con America perché vi voglio far vedere un attimo come poter lavorare sui passi laterali utilizzando il gioco del porcospino. Come saprete già, se avete seguito un po' il mio video, il gioco del porcospino è uno dei giochi fondamentali, soprattutto quando siamo in sella. Quindi migliorarlo da terra, soprattutto su un esercizio così importante come passi laterali, ci consente poi di avere una miglior risposta da parte del cavallo quando siamo in sella. Com'è che faccio per insegnare i passi laterali utilizzando il gioco del porcospino da terra? Bene, la cosa è semplice. Prima di tutto dovrò utilizzare una recinzione per aiutare il cavallo a trovare la soluzione all'indovinello, ok? In maniera più semplice. Cosa intendo io quando parlo di indovinello? Cioè, noi ogni volta che chiediamo al cavallo di fare qualcosa è come se gli ponessimo un indovinello, al quale lui deve rispondere cercando di andare a prendere la risposta dal bagaglio di esperienze che ha maturato fino a quel momento. Se io gli creo delle condizioni naturali per cui lui ha meno scelte da fare per trovare la soluzione, è molto più probabile che trovi prima la soluzione. Ricordatevi sempre che dobbiamo lasciar testare il cavallo, dobbiamo lasciar provare il cavallo a trovare la soluzione da solo, perché se trova la soluzione da solo impara con una velocità incredibile. Se noi facciamo babysitter, cioè se noi guidiamo il cavallo nella soluzione, spesso e volentieri non se ne ricorda, non lo memorizza. È un po' come se andiamo tutti in pizzeria, io sono avanti con la mia macchina e sto guidando e tutti dietro con le loro macchine. È molto facile che le persone che sono dietro con le loro macchine non si ricordino la strada il giorno dopo, semplicemente perché ero io in cima e tutti venivano dietro a me. Mentre se io gli spiego la strada e loro la raggiungano da soli, invece gli rimane impresso e anche dopo un mese possono tornarci da soli a quella pizzeria. È un po' quello che succede con i cavalli. Meno noi facciamo babysitter e più loro imparano rapidamente. Quindi lasciare sempre al cavallo la possibilità di sbagliare e poi solo dopo andare a correggere. Torniamo al nostro esercizio. Com'è che posso fare per aiutare il cavallo a capire che deve muoversi lateralmente? Semplice, metto una recinzione davanti, ok? E lei non ha grossi problemi perché non ci infila la testa e va a mangiare l'erba di là, ma normalmente i cavalli non lo fanno, o meglio, non è vero che non lo fanno, ma diciamo, vediamo se riusciamo a creare qualcosa che non gli faccia venire così voglia di andare avanti. Ok, allora, come sapete il cavallo è diviso in 5 zone, noi che facciamo Parelli lo utilizziamo per motivi didattici, abbiamo diviso il cavallo in 5 zone in modo da poterlo spiegare più facilmente agli studenti che seguono questo programma. Il porcospino, per chi non lo sa, è un gioco che non fa altro che chiedere al cavallo di spostarsi utilizzando una pressione con contatto, ok? Quindi sempre toccando il cavallo. Il porcospino è solo con contatto. E è contatto costante, quindi non è questo, ok? Non è contatto ritmico, ma è contatto costante. E è diviso in 4 stadi di pressione. Primo stadio è il pelo, poi la pelle, poi il muscolo e poi l'osso, ok? Tanto per darvi un'idea di quanta pressione dovremmo andare a fare. Qual è la posizione giusta per chiedere al cavallo di andare nei passi laterali? Nella zona 3, che è quella che va praticamente dal garrese, punta della spalla, fino alla grassella, questa zona qua centrale è la zona 3. Nella zona 3 abbiamo sotto zone, ok? Sezioni, chiamiamole sezioni, abbiamo 5 sezioni. Abbiamo una sezione che è qua più avanti, che è la zona, la sezione A, poi abbiamo la sezione B, che è qui più o meno sotto l'ascella del cavallo, e poi abbiamo la sezione C, che è più o meno dove casca la gamba quando siete in sella. Ecco che quando io chiedo al cavallo di andare nei passi laterali dovrò andare a mettere pressione là dove mi casca la gamba quando sono in sella, che è più o meno qui, ok? Quindi cosa faccio? Porto il cavallo alla recinzione, metto la mia mano qui e faccio una pressione leggerissima, quindi solo pelo, e lei
già si muove un po'. Non mi interessa in questa fase se si muove bene, se si muove male, poi dopo lo svilupperò col tempo, ma l'importante è che lei pensi laterale, pensi di dover andare lateralmente. Mi posso aiutare un po' con la mano sinistra a tenere la testa un pochino più dritta? Meno mi aiuto e meglio è, cioè meno aiuto lei e meglio è, sempre per il concetto che vi dicevo prima. Quindi ripeto, faccio pelo, tieni sulla testa, grazie, pelo, non è verso di me, non è verso di me, vedete? Qui ha fatto un errore, io devo semplicemente continuare a spingere, fino a che lei non capisce, ecco che è via da me. E di nuovo, la rimetto di nuovo qui, alla recinzione, vieni bimba, grazie. Pelo, pelle, muscolo, osso, vediamo cosa succede. Ah, bravissima, ha trovato la soluzione, avete visto, ha esitato per un attimo e poi dopo ha trovato la soluzione, brava ciccia. Vieni di nuovo avanti e riprovo, pelo, no, non ti mettere a guardare l'erba, pelo, pelle, muscolo, ok, dai. Si è storta un po', ha iniziato a fare il passo più lungo dietro e più corto davanti, ma in questa fase a me interessa che lei pensi laterale, deve pensare in quella direzione, non verso di me, non in avanti e non indietro. Posso aiutarmi anche con la mano sinistra? Se lei rimanesse troppo con la spalla verso di me, posso aiutarmi anche con la mano sinistra, no? Faccio un po' di ritmo così, tocco anche un pochino, fino a che, ecco, non sposta le spalle a questa maniera, ma non lo voglio fare per il discorso che si è fatto prima. Se poi proprio devo, lo farò. Quindi, pelo, aspetto, oh, bravo, bravissima, bravissima, eccola là, bravo. Non si è fermata subito quando ho tolto, ma ciò è normale. Quando togliete, il cavallo non si ferma subito, accarezzate il cavallo finché non si ferma. Dovete fare il gioco d'amici con la vostra richiesta. Si dice che in quel caso il cavallo è stato overreactive, cioè praticamente ha reagito un pochino invece di rispondere. Il che è normalissimo, soprattutto all'inizio quando si spiegano un po' di cose. Lei è molto verde ancora, per cui è chiaro che alcune cose se le ricorda, alcune cose no. Ma non è un problema, si tratta semplicemente di rinfrescargli un po' la memoria, dargli il tempo di pensare, dargli il tempo di trovare la soluzione all'indovinello. La stessa cosa potete farlo dall'altra mano, fondamentalmente è tutto uguale, si tratta semplicemente di non dare per assunto che se a destra, a sinistra, stando all'occhio sinistro ha funzionato, deve funzionare per forza anche a destra. Come dico sempre, dovete pensare di aver acquistato due cavalli, uno che è l'occhio sinistro e uno che invece è l'occhio destro. Quindi quando ripartite con un esercizio dall'altra parte dovete resettare, non avere aspettative e ripartire come se fosse la prima volta che tirate fuori il cavallo dal box. Mi sono dovuto spostare perché c'erano problemi di luce e se no le riprese venivano male, quindi in questo caso io sono, come vedete, dall'occhio destro, invece di là prima ve l'ho fatto vedere all'occhio sinistro. Andrò a mettere un po' di pressione sempre qui e vedete che da questa parte la cavalla risponde meglio, poi si blocca, poi guarda in giro. Adesso insisto un po', aspetto che se ne vada da questa pressione, ecco. Perché? Per quale motivo questo? Perché adesso c'è una componente che prima di là non c'era. La componente che c'è di qua è che siamo più vicini al bosco. Di solito i cavalli, quando sono più vicini al bosco, siccome insomma diciamo c'è un po' di macchia, magari sentono degli odori, dei rumori diversi, a volte si impressionano. Quindi oltre a questo poi sono anche a destra, quindi non mi posso aspettare di avere il solito risultato, però devo comunque provare a vedere di ottenere un po' di risultato. Quindi di nuovo ripeto, fase 1, pelle, pelo, pelle, muscolo, eccolo là, si è spostata solamente davanti, pelo, bravissima, questo era ottimo, brava, brava. Ok, questo lo farete fino a che non la cavalla non sarà in grado, il cavallo non sarà in grado di magari fare anche
qualche metro, ok? Vedete, qui siamo già in fase 4, ancora non si è spostato. Bravissima. Quindi queste sono cose da sviluppare e portare tutto a un livello in cui risponderà in fase 1-2. Una volta che ho il cavallo che risponde in fase 1-2, potrò cominciare a chiedere qualche metro. Una volta che ho il cavallo che mi risponde in fase 1-2, posso fare qualche metro, posso aspettarmi di utilizzare gli stessi comandi anche da sella e presumibilmente avrò più o meno lo stesso risultato. Dico più o meno perché c'è sempre la componente del cavaliere sopra che disturba molto il cavallo nei movimenti, a meno che non abbia un buon assetto, ma questo ne parliamo un'altra volta. Spero che anche questo video vi sia stato utile, vi abbia dato qualche informazione che non avevate già e che vi abbia fatto un po' pensare come approcciare all'insegnamento del cavallo in una maniera un pochino più naturale. Come al solito, se avete delle domande fatemele nei commenti e noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every friend holds a new end.